Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho affrontato la missione di Boreas, che vedeva anche Cole impegnato in essa. E oggi invece andrò a fare la missione che vede impegnato Bruno. Dobbiamo dirigerci al bosco mistico, quindi non perdiamo altro tempo e andiamoci subito. Anche se quella di Shuka, la principessa Oni, è la prima della lista, ho deciso di lasciarla per ultima, per un fattore puramente personale. Ok, eccolo qua. Ciao, Nerorco. Ma voi siete umani? Che cosa ci fate qui? Io? Sono qui per rendere omaggio al protettore di questo luogo. Sapete, per noi Oni il bosco mistico è luogo sacro. Sacro? E perché? Non lo sapete? Qui si trova la statua del leggendario Eurus. Era uno dei cavalieri a servizio di Shuka, molto abile nelle arti militari. Se la nostra principessa è riuscita a governare per tutto quel tempo, il merito è senza dubbio anche di Boreas ed Eurus. Per questo, in onore di quest'ultimo in questo bosco fu eretta una statua. Una statua? Dove si trova di preciso? Non vorrete mica mettervi a cercarla, spero. Come non detto, sembrate forti. E va bene, vi spiegherò tutto allora. Grazie, Nerorco, molto gentile. Quindi accettate? Non posso darvi torto. In fondo, sembra che portate con voi l'aura di un potente Oni. Più di uno, credo. Ora torniamo alla prova. La statua si trova qui da qualche parte. Vi auguro buona fortuna. Che significa? Si trova qua. Dovrei lasciare che sia Bruno ad occuparsene. Sì, infatti io erroneamente ho pensato che nello scorso video serviva Summer, invece no. Non ho idea di dove possa trovarsi la statua, però me la faccio tutta quanta a piedi. Tanto è bello rivedersi il bosco, no? Ah, eccoci qua. E dunque, immagino sia... Eccola qua, va. La statua misteriosa. Devo proprio appiccicarmi per interagire. Eccola, la statua di Eurus. Che strano, sto avvertendo uno strano senso di nostalgia adesso. Quindi sarebbe questa, la statua di Eurus. Wow. Bello lui. E là. Finalmente ci incontriamo, eh. Che cosa? Dove mi trovo? Rilassati, Bruno. Avanti, fai un respiro profondo. Ma che sta succedendo qui? Ci troviamo in questo luogo perché ho qualcosa da dirti. Ma prima di cominciare, sei comodo? Perché mi stai fissando? C'è qualche problema per caso? No, niente da segnalare. Sembra che tu sia in forma, ragazzo. Ah, sì. Ora ti faccio vedere io cosa... Hai detto che sono in forma? Certo che l'ho detto. E lo penso anche. Non crederei mica che ti stessi mentendo. Sei davvero uno spasso, lasciatelo dire. Ehi, pianta di tergiversare. Sbaglio, volevi dirmi qualcosa? Sì, hai ragione. Dunque, come vanno le cose con Shuka e Boreas? Spero tutto bene. Oh, sì, vanno alla grande. Ci stiamo impegnando molto. Nonostante la sconfitta di Vuoto Oscuro, ci sono tanti altri misteri da risolvere. Ma non devi preoccuparti. Era questo quello che volevi dirmi, giusto? Proprio così mi hai letto nel pensiero. Sappi che per noi detective yokai non esistono sfide impossibili. Sagge parole, ragazzo. Stai diventando un adulto ormai. Ma per assicurarmi che siano vere, c'è qualcosa che devo fare. Che intendi dire? Oh, è molto semplice, Bruno. Vorrei che imparassi a rievocarmi. Prima, però, dovrai dimostrarmi di essere all'altezza della mia chiave. Wow, mi stai chiedendo di lottare contro il precedente me stesso. Ne sia, Eurus, accetto la sfida. Ottimo, sembri piuttosto motivato. Puoi dirlo forte, non è cosa tutti i giorni sfidare un Oni leggendario. Allora quando è che si comincia? Non so più nella pelle. Possiamo iniziare quando vuoi, ragazzo, anche adesso se sei pronto. Se sono pronto, io sono nato pronto, forza, fatti sotto. Cacotte qui! Molto bene. Io sono Eurus, uno dei guerrieri a servizio di Shuka. Lui ha lo stile della tartaruga, a quanto pare. Eccolo qua. Ora ora lo dico io. Allora, facciamo un po' Xuan Wu. Ma è la cosa migliore da fare Xuan Wu. Ho premuto... Oh, ma è un po' male, ho premuto, sì.
Un po' dopo, sì. Non gli ho fatto nulla. Non so per quale ragione, però vorrei sapere. Sto cercando di capire qual è la strategia migliore per attaccarlo. Dov'è? Ah, è qua! Oh mio Dio. È forte da far paura, eh. Ok. Vieni qua. Eccolo qua. Preso. Bonus di soldi, ma dai. Prenditi questo, proiettile magico. Oh, è resistentissimo lui, eh. Ah, ci picchia. Sì, ragazzi, però levatevi da in mezzo agli attacchi suoi, eh. Cioè, un minimo di intelligenza. Che porta il drone? Se il drone porta roba interessante, potrei un attimino, eh. Se porta tipo quello per... No, la vita va bene, la vita va bene sempre. Attacca a valanga, vai. Chi sta colpendo? La statua? Ok. Cavoli, se non gli facciamo nulla però. Se potessi cambiare personaggio, già l'avrei fatto nero. Fortissimo lui, ragazzi. Anche perché c'è sempre sta difesa alzata che non gli fa nulla. Aspetta che chiamo... Ci penso io a chiamare. Ma facciamo un po' andare via un attimo a Bill Guerriero e mettiamo Boreas. Ok, andiamo. Vediamo un po' che combina Boreas, magari. Ah, diventa invisibile Boreas. Oh, grande! Ma non granché, eh. Vabbè, dai, andiamo con Suke. Preso benissimo ora, dai. È poco. È lunga. Questa sarà molto lunga. Sarà molto lunga. No, con i PG stiamo bene. Quindi non c'è bisogno di ricaricare ancora nessuno. Interessante l'attacco di... Di Euro... Di Boreas, voglio dire. Oh, beccate questo. Che ci porti in dono, drone? Dai, dai, Yokanet, sì. L'altra vita, va bene, ci sta. Alla fine è importante, ma... Ora
Proviamo un po' con Baihu o Biakko se preferite. Niente, meglio. Allora, per il momento Zuke è quello che ha fatto più danni, mi pare, Mi pare che sia Zuke quello che ha fatto più danni di tutti. Facciamo anche King Long. Vediamo che combina King Long. Se lo becco perché sta qui sotto. Ok. E tanti danni che però lui non subisce perché c'è troppa vita. Oddio, non è che gli altri ce ne hanno poca, però proprio lui mi sa che ce n'ha tanta. Perché ragazzi, 330 danni da noi sono metà vita praticamente. Magari essendo boss ce n'ha un bel po' di più, certo. È normale. Ok.
Paradossalmente gli faccio più male con gli proiettili che non ammenargli con la clava. Top, beccate questo. Mi ricarico per evocare, eccolo qua. Facciamo un po' Zuke. Zuke mi sembra quello che fa più danni. Che vedevo di? Bene, bene, bene. Vai, meniamo. No, Velenombra c'è rimasto? Col cavolo che ti faccio rimanere a terra, Velenombra. Shuten Doji, letto posto da Bill Guerriero, dai. Magari fa l'Energy Max e... capisci un po'. Bravo! Grande, grande. Ho paura però che se Bruno va al tappeto perdo la sfida. E non c'ho voglia di rifarla, è lunghissima sta lotta. Aspetta, ti finisco con Zuke. Io l'ho fatto. Poi se l'ha preso bene, se no no. Eh sì, c'è Fiatone, per forza, ci credo. Lunga, 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 però bella. A modo suo bella. Che faticaccia! Sapevo che fossi molto forte, ma non pensavo così tanto. Credo che mi ci vorrà un po' per riprendermi del tutto. I miei complimenti, Bruno. È stata una battaglia incredibile. Grazie, ma tu non sei stanco? Voglio dire, sembri più riposato di prima. Mi piacerebbe che tu fossi stanco anche solo la metà di me. Ragazzo, ricordati che io sono un Oni. Il paragone non regge. E poi mi sono dovuto allenare molto per diventare un guerriero reale. Sai... io e Boreas venivamo spesso qui al Bosco Mistico per allenarci insieme.
Ho molti ricordi felici di questo luogo e anche tanti amici animali, sai. Amici animali? Già, proprio così. Vedi, fin da bambino sono in grado di comunicare con gli animali. Questa abilità mi ha permesso di conoscerne un numero infinito, lo sai. Anche Shuk e Boreas li adoravano. E spesso venivamo qui per incontrarli. Wow, non lo sapevo proprio! Ah, no? Beh, ora lo sai! Ragazzo, sono contento di essermi reincarnato in te. Hai un cuore puro e un animo buono. Sei un punto di riferimento per tutti. Grazie, Eurus. Ma come ognuno di noi, anche tu hai i tuoi limiti. E d'ora in avanti dovrai fare tutto per superarli. Ci siamo capiti, vero? Ma certo che ci siamo capiti. Guarda che lo facevo anche prima. Rilassati, ragazzo, stavo solo scherzando. Ad ogni modo, Bruno. Sì? Vorrei anche chiederti scusa. A causa mia hai affrontato molti pericoli. Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di aiutare te e i tuoi amici. Ma tutto ciò che potevo fare era osservarvi. Ah, che frustrazione. Secondo me non dovresti darti tutte queste colpe, invece. Se ci pensi, anche la storia di Saros è terminata con un lieto fine. Non nego che sia stata dura per noi da affrontare, ma ora è tutto risolto. In fondo stavamo solo aiutando un amico. Non sei d'accordo? Sì, credo che tu abbia ragione. Sei molto saggio, ragazzo. Tieni, Bruno. Questo è per te. Fanne buon uso. Hakshu. Bene. Nessun soprannome. E ora che hai la mia chiave, potrò continuare a proteggere Shuka e Boreas. Sì, ben detto, grazie mille, Eurus. E ora non resta da fare che la missione di Shuka. Rieccoti, Bruno, com'è andata? Già, hai parlato con Eurus, vero? Sì, proprio così, è un tipo simpatico, sapete? Bene, Cole, diamoci da fare. Continuiamo a proteggere la principessa. Sì, come se Cole non sapesse nulla. Forza, si sta facendo tardi. Vorrei tornare verso casa. Giusto, su andiamo. Come sarebbe a dire, non volete sentire la storia? Io la farei sentire perché è bella. La principessa sarà sicuro con noi. Grazie ancora, Eurus. Ottimo. E anche qui un bel 20.000 punti che non ci fanno schifo. Bene, è da fare anche la missione di Shuka, ma in un prossimo video. Amici, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch 4. E che altro dire? Ci vediamo alla prossima. Ciao!